come possibilità di poter esprimere se stessi, di poter tirar fuori quello che veramente sono e di fare esperienza della natura, delle cose e di se stessi. E quindi anche di come negli ambienti come la scuola dell'obbligo, le scuole primarie, le scuole secondarie, di come l'organizzazione dello spazio che noi proponiamo a volte diventa proprio una barriera, un impedimento.